Consigliere, allora che cosa rappresenta questo atto ufficiale qui in Corte d'Appello? Come si sente? Beh, abbastanza emozionato. La voce non è che mi è andata via da adesso, cioè l'avevo già bassa da stamattina. Però sono abbastanza emozionato perché rappresenta sia pure un atto formale di compimento di un percorso e di reinizio di un nuovo percorso. E poi in questo momento sento il peso della responsabilità di rappresentare un territorio in una assise così importante. Esatto. Qual è il contributo che lei a questo punto potrà dare in un contesto così importante per la Regione Puglia? Il contributo lo scopriremo vivendo, però i propositi sono molto buoni, nel senso che spero di poter rappresentare il territorio della BAT e di poter guardare alla Puglia intera come fonte di una azione politica fatta con la materia prima di cui abbiamo parlato spesso durante la campagna elettorale. Magari sperando anche in un assessorato. Questo lo vedremo, sarà del tutto affidato alla discrezionalità del Presidente, ma io sono pronto a fare la mia parte in qualunque contesto, in qualunque ruolo. Già questa meta per me rappresenta una meta molto importante, poi quello che si verrà si vedrà. Che cosa rappresenta questo atto ufficiale di proclamazione qui in Corte d'Appello? Ma intanto, come si dice alle nostre parti, carta canta, quindi adesso è ufficiale, siamo pronti, seppure a distanza di un mese, a poter immediatamente impegnarci. L'ho sempre detto sin dall'inizio, al di là dei ruoli, il mio impegno sarà esclusivo e veramente intenso, non vedo l'ora di cominciare. Qual è l'apporto che lei potrà dare in un'assise così importante come quella del Consiglio regionale? Sicuramente quella dell'esperienza di un amministratore locale, di chi è abituato a firmare in trincea dopo aver fatto il sindaco a Canosa, presidente della provincia, e poi perché no, fare in modo che soprattutto il nostro territorio, che ho contribuito a identificarsi come comunità, possa a questo territorio possa essere riconosciuto il dovuto, quello che negli altri anni diciamo non è stato così. Ma questo è il segno in qualche maniera di un atto ufficiale, di una proclamazione ufficiale. Che cosa rappresenta questo momento in vista poi del lavoro che dovrà essere fatto in Consiglio regionale? Questo è l'attestato di 8.500 elettori che hanno condiviso con me un percorso di idee, di impegno, e ovviamente mi sento fortemente legato a questo impegno, ma per tutti, per l'intera istituzione. Avremo l'esigenza di lavorare tanto, maggioranza e opposizione, ognuno nelle proprie competenze per i rispettivi lavori. Credo che sicuramente uno dei principali obiettivi sarà quello di ragionare come istituzioni vicine ai cittadini, quindi un rapporto di sussidiarietà vera.